La lunga tradizione, la ricerca, l'innovazione di Dismeco, i contatti anche internazionali, l'esempio, il prestigio che questo tipo di classe imprenditoriale porta alla nostra regione è stato già accennato dall'assessore Gazzolo. È un'azienda che esiste dal 77, è un'azienda in contatto con università tedesche, americane e svedesi e che ci vale quindi davvero la medaglia di eccellenza. Nello stesso tempo, però, oltre alla solidarietà che è stata espressa, ci aspettavamo delle parole più sostanziali, non soltanto dal punto di vista di un impegno da prendersi nei prossimi anni, ma di impegni da prendersi nelle prossime settimane, visto che è nelle prossime settimane o nei mesi immediatamente che vengono che andrà in discussione quel piano regionale dei rifiuti già adottato dalla precedente giunta e che ora va in aula. All'interno di quel piano regionale dei rifiuti, io credo sia il caso di chiedere un impegno a tutta l'Assemblea legislativa perché i rifiuti bianchi prodotti in Emilia-Romagna restino per lo smaltimento in Emilia-Romagna, restino per lo smaltimento in questo territorio, in omaggio a quel principio di prossimità che abbiamo tanto decantato anche quando si è parlato della legge dell'economia circolare. Ricordo anche che la caduta verticale dei prezzi delle materie prime è quella che fa sì che ora per un'eccessiva capacità di influenza lasciata in capo proprio a questi consorzi come Ecodom, appunto si dica poi che l'istituzione politica non può in qualche modo entrare nelle ragioni di mercato. Però è vero anche che la Regione Emilia-Romagna, che è appunto ai vertici nazionali per la raccolta dei RAEE, per il loro trattamento completo si affida invece, non si capisce il motivo, perché sarebbe auspicabile farlo, in una vera economia circolare, no? E invece si affida alla Lombardia e al Veneto, regioni molto più attente a mantenere questo tipo di rifiuti potenzialmente redditizi nei loro territori. Infatti, in altre regioni come la Lombardia e il Veneto, i RAEE, considerati alla stregua di una risorsa, la legge dell'economia circolare, tutti lo dovrebbero, anche noi dovremmo considerarli così, rimangono per il 95% smaltiti all'interno della stessa regione Lombardia, mentre in Emilia-Romagna solo il 20%. Si incrementa quindi anche il problema dell'inquinamento e dei viaggi su strada, perché l'equivalente del 20% è come se ogni anno 800 container pieni di rifiuti elettrici e elettronici prendessero la via costantemente che dall'Emilia-Romagna li conduce alla Lombardia per essere poi smaltiti là. Spostamento quindi che anche per centinaia di chilometri viola il principio di prossimità sancito dalla norma e genera anche nuovo inquinamento. Allora, noi riteniamo che questo caso di Dismeco vada ben oltre. Il caso locale vada ben oltre il comune di Marzabotto, vada ben oltre se stesso e auspichiamo invece che non soltanto all'interno del piano regionale dei rifiuti si decida in coerenza con un atto politico che non fa sempre un passo indietro rispetto a ragioni di mercato, che i RAEE vengano smaltiti in Emilia-Romagna, che potenzialmente nuove Dismeco possano nascere. È uscita proprio ieri sul Corriere Bologna un'intervista all'amministratore delegato di Dismeco che dice: ma perché allora i RAEE emiliano-romagnoli vengono smaltiti a centinaia di chilometri? Perché questi 800 container? Risposta: l'Emilia-Romagna ha soltanto due impianti. Diceva l'amministratore delegato di Dismeco, ma se fosse possibile ragionare in termini di reciproca lealtà istituzionale, domattina io potrei assumere altre 100 persone, non soltanto togliere dalla cassa integrazione i 35 dipendenti. Ogni anno dalla regione, quindi centinaia di container vanno in Lombardia, soprattutto a Sondrio. Tutto questo però lo pagano gli utenti, perché come sapete, quando si acquista un elettrodomestico si paga anche un cosiddetto ecobonus, cioè si va nella grande distribuzione, si compra l'elettrodomestico e si paga già una piccola tassa che fa sì che poi verrà smaltito, per far sì che venga smaltito quello stesso elettrodomestico. Quindi quando si rompe una lavatrice con l'acquisto della nuova, io pago un ecocontributo di 15 o 20 euro, con il quale il produttore ha l'onere dello smaltimento del vecchio. Vorrei però che l'onere dello smaltimento venisse qui utilizzato in Emilia-Romagna, che il mio ecobonus venisse utilizzato in Emilia-Romagna e producesse nuovi posti di lavoro e non in Lombardia e il Veneto, o in Veneto, con tutto il rispetto per il fatto che loro sembra che abbiano capito meglio di noi la legge dell'economia circolare, il principio di prossimità e il principio anche di salvaguardare i posti di lavoro, visto che ci ricordate costantemente che la Giunta o parte della Giunta, i suoi rappresentanti più autorevoli, non dormono la notte quando pensano al lavoro. Tutti questi consorzi qui invece, che smaltiscono i nostri RAEE, sono di Milano. Principio della prossimità? E questa è la grande distorsione. E chiudo: se io recupero il 90% dell'elettrodomestico ma lo mando a centinaia di chilometri, si perde il valore della differenziata e l'economia circolare resta sulla carta. Il piano regionale dei rifiuti non viene ottemperato. Bisogna che le istituzioni lavorino su questo. Io faccio mie queste parole e chiedo all'Assemblea legislativa e chiedo all'assessore Gazzolo che si possa agire già da oggi,
magari proprio con un impegno che si prende l'Assemblea legislativa, a valutare nel prossimo piano regionale dei rifiuti, fattivamente, con un impegno da prendersi nelle prossime settimane, ribadisco non nei prossimi anni, che i nostri RAE restino smaltiti in Emilia-Romagna e se ci sarà spazio ben vengano nuove dismeco e ben vengano nuovi posti di lavoro. Grazie.